Effettivamente per il periodo in cui ci troviamo abbiamo avuto un buon riscontro di partecipanti, 50 verificati, 50 partenti che vengono anche da altre regioni oltre che dalla nostra. Abbiamo concluso in questo momento la prima manche di gara, siamo pronti a partire per la seconda, tutto a posto per il momento e speriamo che vada tutto bene. Quindi un grande successo possiamo dire. Un grande successo sicuramente che stiamo ripetendo per la quinta volta. Un grande successo devo dire del gruppo, un grande successo dei miei piloti se si pensa che su 50 partenti 27 sono miei. Prima manche com'è andata, avvocato? È abbastanza bene perché intanto siamo arrivati lì sopra al traguardo, quindi quasi tutti, c'è stato un piccolo incidente ma niente di importante perché comunque può anche capitare, chi corre si assume il rischio, sa che può anche capitare che magari prende un birillo e esce fuori strada, però ringraziate Dio nessun tipo di problema. Siamo felicissimi che oggi Oppido è in festa e la città proprio è felicissima di ospitare più di 60 automobilisti provenienti non solo da tutta la regione Calabria ma anche da fuori regione. Per noi quest'anno è la quinta edizione ed è un appuntamento ormai programmato verso la fine di agosto e i primi di settembre che ci vede appunto protagonisti nello sport automobilistico. Ecco, lei corre con una 500, sì, io qual è l'emozione quando... Io corro con la mia 500 e ormai è un tutt'uno, è da anni appunto che corro con la mia vettura, mi trovo benissimo e che dire, certo è meno competitiva rispetto magari ad altre vetture più prestanti, però io mi sono innamorato di questa macchina sin dall'inizio, da quando appunto abbiamo fatto questo progetto assieme all'Autolipari e ci siamo riusciti, tant'è che ho avuto pure io le mie piccole soddisfazioni. Quindi oggi Oppido Mertina è vista da tanti regionali, interregionali che vedono questa, ecco, un volano di sviluppo anche turistico. Non c'è ombra di dubbio, anche perché è tra le poche gare che viene fatta nella piana di Gioia Tauro e quindi potrebbe essere proprio il punto di riferimento perché comunque il circuito di Oppido fa parte anche del challenge regionale che si sta svolgendo quest'anno per il 2021 e visto il percorso e anche la copiosità dei partecipanti, molto probabilmente per un altro anno riusciremo a ottenere il titolo di Coppa Italia. Ecco, anche quest'anno il brand Clivia Profumo è presente in questa iniziativa. Ultimamente il brand Clivia, dove c'è lo sport, c'è questo brand. Sì, in effetti questa è la quinta edizione, siamo stati sempre presenti, saremo presenti, mi auguro anche in futuro perché di fronte alla passione che il dottore precedente manifesta non possiamo dire più niente. Un certo numero di persone, gli alberghi sono tutti pieni, i ristoranti anche, e allora questa è economia, l'economia del territorio, lo sport porta economia, lo sport la cultura, e noi siamo qua per valorizzare tutto questo. Da imprenditori possiamo pensare allo sviluppo al di là dello sport e della cultura, spettacolo, però miriamo anche allo sviluppo.